Eh sì, sono ore frenetiche anche qui a Palazzo di Giustizia di Palermo, magistrati al lavoro sugli elementi che via via arrivano dagli investigatori sul campo a Campobello di Mazara. Oggi nel registro degli indagati che punta a ricostruire la rete dei fiancheggiatori è finito un nuovo nome, quello di Filippo Zerilli, oncologo dell'ospedale di Trapani. C'è stata una perquisizione nel reparto lì, Messina Denaro ha effettuato un esame propedeutico poi alle cure chemioterapiche. Il secondo camice bianco che finisce nel registro degli indagati, in precedenza era stato iscritto il nome di Alfonso Tumbarello, medico di base di Campobello, che aveva in cura sia il padrino che il vero Andrea Bonafede. Domani l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Luppini, l'autista che ha portato nella clinica di Palermo Messina Denaro il giorno della cattura. E a proposito del blitz che i militari del ROS hanno dedicato a maresciallo Filippo Salvi, morto durante le indagini per la ricerca di Messina Denaro, su questo parlano i familiari del carabiniere che ha intervistato Lorenzo Galeazzi.